un po' di cose e vediamo l'esterno poi quando usciamo, che e sicuramente il panorama è meglio dentro che fuori. Grazie. Sì, perché fortunato sono più tutti oggi, a volte non ci sono. Ah sì? Sì, quando c'è il bicchiere solo che sono vuote. Esatto. E voi come fai a essere vuoti in un birrificio? Così va. Allora. Vedete pure? No, no. Ah, come detto prima, facciamo due stragi a testa, poi di base, poi vediamo. Facciamo due stragi, no? Quindi partiamo dalle boletti, quella è la classica lager filtrata, le due boc, quindi abbiamo la boc chiara e la rossa. Non c'è la novità di oggi, cioè c'è la Miorizia, fino a ieri c'era la Fiorita, e la Miorizia invece è la birra stagionale, quindi quella che ottobre-novembre, mentre invece la birra quella di chiamiamo estiva e così di Franco. Invece va più di ieri. Poi abbiamo le tre nove. La Blanche è una birra di frumento, quindi molto estiva, molto fruttata. La IPA è una birra ad alta fermentazione. La Pils, se vogliamo, è quella un pochino più vicina all'originale, perché la Tuborg che tutti la ignorano, ma secondo me non è neanche malvagio, cioè non mi piace. La Carlsberg è la sorella della 4 in questo caso. Allora, poi invece tagliamo un pochino, poi andiamo sulle strong lager, quindi abbiamo una Elephant, che è quella lager classica, però la Special Brew che è stata fatta in onore della vita di Churchill a Copenaghen, quindi quando è andato allo stabilimento della Carlsberg gli hanno fatto questa birra, molto molto buona. La Carlsberg non filtrata è molto simile alla 4 della Poretti, e poi invece andiamo su un brand che è del gruppo Carlsberg da 15 anni, no? Che sono birre della zia, quindi Grimberger, cibernici strutturati, birra belga, dal Belgio, Blanche, una birra di frumento, due molto fruttate, aromatiche, la Belgian Pale Ale da Fumbre, la Blonde, se vogliamo, è comparabile alla Elephant Strong Lager. E questo invece è uno stabilimento che produce esclusivamente lupi. Loro che ho un marchio recente, proprietà una lager, una stipa molto aromatica all'inizio, ma un po' amara alla fine, come tutte le lager IPA. E questo è quanto, quindi magari partiamo, facciamo... Prima le signore. Aspetta che metto la parrucca. E poi vi racconto anche, faccio vedere anche le buste. Ora con un bicchiere in mano. Chi parte? Io. Le signore. Ole. Non si fa. Allora, vediamo che questa cosa sta facendo tutto ieri. Infatti, dopo un attimo. Ok, adesso. Dopo la faccio anche io che non l'avevo da vita. Il posto per gli ubriachi c'è o no? Il posto? Per gli ubriachi, quando se uno beve troppo, giù di là. Hanno settato un po'. Sono i divanetti. C'è? Le signore. Andiamo noi. Sì. Già su belli. Appunto, 8 grammi. Gente che fa sul 6, adesso fa. Perché quando si passa l'8, poi non va giù. Ma dicono che ha degli effetti collaterali. Siete tutti in discesa. Per me è una 7, grazie. Con Taraldini, se no. Parto dalla tua bocca, poi dopo facciamo
Cioè, primo giro fa la seconda. Ah, no, no, sono i due. Ah, ok. Una prima volta per la mamma. Uno che è la prima volta che mi Io non ho detto che sta